sono gli ombrelloni che disegnano la lunga spiaggia insieme ai lettini e alle immancabili sedie da regista, divenute un mito senza tempo. Il salmastro è nell'aria e si attacca alla pelle come un marchio di fabbrica, in una Versilia che inizia a vivere la sua nuova estate, mentre il lento andare delle biciclette si trasforma in un moto perpetuo di onde. La fotografia è quella di sempre, il brusio che diventa il perfetto sottofondo musicale della stagione alle due di Camaiore. Eppure questa stagione non è come tutte le altre. È l'ultima estate prima che le concessioni delle spiagge vadano all'asta, qua come in ogni altra parte d'Italia. Ne parlo con Alessandro Montaresi, balneare, ma prima di tutto storico bagnino, che mi accoglie insieme alla sua famiglia al Bagnoceano. Ci tiene Alessandra a spiegarmi prima di tutto la sua storia, che si intreccia a doppio nodo a quella dello stabilimento balneare e dei tanti clienti che qui hanno passato e passano le loro estate dagli anni 50, qua dove il concetto di ospitalità è sacro e la socialità il valore fondante d'impresa. Bagnoceano nasce con la mia carissima nonna Lina, che prese questo bagno qui per divagare sul lavoro che il suo marito gli faceva fare laggiù al mercato ortofrutticolo, che era un po' pesante. E a quel tempo i bagni venivano presi non tanto come attività, come azienda, ma venivano presi quasi come un soggiorno. Quindi la mia nonna veniva qui, c'aveva una casettina minimale qui dove dormivano. E non c'era altro, erano soltanto quelle 7-8 cabine. Passava l'estate qui con i suoi clienti, magari faceva anche il sughetto all'Arzelle, ci chiacchierava, teneva i contatti d'inverno, era un'amicizia così proprio quasi viscerale, perché poi fondamentalmente ci sono rimasti quei 4-5 bagnati che venivano negli anni 50. Ormai ci sono i nipoti di quelli che venivano qui, però sono molto legati al bagno, quindi è una grossa famiglia il bagno. L'aspetto sociale è bellissimo, tant'è che quest'anno che c'è questa problematica qui delle evidenze pubbliche, molti mi hanno fatto proprio sentire un po' particolarmente emozionato, perché sono preoccupati per questa cosa. E allora dicono: oh, ma un altro anno ci risei. Io prendo il sospirone e dico: dai, tengo duro, guarderò le strade da intraprendere. Ci fermiamo un attimo perché la voce di Alessandro si spezza, gli occhi si bagnano emozionati. No, non tutte le storie sono uguali e lui ci tiene a precisarlo, mentre mi parla dell'importanza della diversificazione. Non ci sta che si faccia di tutta l'erba un fascio. Lui rivendica cosa l'oceano abbia rappresentato nella sua vita e viceversa. Quel bagno che ha curato, fatto crescere, nel quale ha investito e al quale ha dato, insieme alla sua famiglia, un'identità ed una storicità. La verità, in fondo, mi spiega Alessandro, con tanti esempi ed elucidazioni, è molto più complessa e sfaccettata di come tendiamo a raccontarla, a prenderla e sintetizzarla. Ciao, sono Simona Belloci e questo è Viaggio di Parole, il podcast in toscana.it, il portale ufficiale della Toscana. In questo episodio parliamo di valori ed identità di una delle imprese balneari che hanno fatto la storia della costa versiliese. Alessandro Montaresi mi parla poi di identità della Versilia e del Lido, quella che è certo di aver contribuito a costruire insieme a tanti altri balneari. La tipicità, ora non vorrei fare un paragone assurdo, ma è come il parmigiano reggiano. Le cantine, come l'artigianato, il falegname, no? Teme sempre dal solito falegname perché c'è la certezza che ti fa il lavoro in una certa maniera. E se si perde questo, qui c'è sempre la solita gente. Vi faccio vedere, io ho 44 stagionali, di cui 20 sono da una vita che vengono. Sono amici, capito? Ci telefoniamo d'inverno, come va, come non va. E ora devo dire, ripeto, sono molto preoccupati perché anche stamani Irene mi ha detto: io pensavo che un altro anno non ci siete, mi viene da piangere. C'è poi un episodio del passato che torna vivo nei ricordi di Alessandro e che ben spiega cosa significhi sentirsi legata ad un luogo nel profondo, cosa significhi investirci e crederci laddove un lavoro, un mestiere e anche sentimento. Mia nonna si fece male al bagno, cascò, e mio zio e mia madre decisero di darle un affitto. E una volta mia madre mi disse: si va all'oceano? Io tutto contento, no? Perché se no stavo a Viareggio, avrò avuto 8 anni, 9 anni. E si venne qui con uno sgabellino che portò mia madre,
e ci si mise qui a mangiare. Lei aveva fatto un panino, però il sentirmi così sconosciuto, una cosa, non lo so se gli feci la domanda a mia madre, però sicuramente l'ho pensato, ma come mai siamo qui nel bagno, che poi è improprio dire nostro. Però mia madre mi disse: Alessandro, non ci torniamo più. E poi dopo questi qui nel 64 cedettero l'attività e si era arrivati al punto che non si sapeva che doveva succedere. E mio fratello, che era universitario, però gli mancava sempre 2 o 3 anni, disse a mia madre: oh mamma, si prende noi. E lo presero loro, perché tutto è partito dal mio fratello nel 64, lo prese mio fratello insieme alla mia mamma. Io, se chiudo gli occhi, vedo tutte le cose che sono successe in questi anni qui. E le posso dire, il giorno che è venuto a mancare mio padre, ero a pitturare quella scaletta laggiù, le fasce che ora sono rivestite. Mi chiamarono: guarda che il babbo non sta tanto bene, e è quello lì. Poi mi ricordo della mia mamma che ogni tanto usciva di là e con un piatto portava da mangiare bagnanti, e questi tutti contenti: la Ice ha portato, si chiamava Ice, la Ice ci ha portato una leccogna, oh Ice. Poi dopo, quando andavano via, quest'altra volta ne vogliamo di più, no? Come vedo il vecchio bagnino che non c'è più. E va bene. Poi, insomma, a parlare di queste cose mi viene il magone. Cioè, è tutto ricordo, è tutto ricordo. Alessandro poi mi racconta con un sorriso i suoi inizi da bagnino, la paura di non essere all'altezza nelle operazioni di salvataggio in mare, il senso di responsabilità verso le persone e poi quell'ospitalità, quel senso di casa che sono diventati alla base della sua impresa familiare. E sono partito come bagnino. E quindi dopo sono entrato nell'ingranaggio con 2 generali in direzione, soprattutto mia madre, che era tremenda, perché a quel tempo il bagnino non stava soltanto là, come ora, che è giusto che guardi i bagnanti. Ma una volta c'era il microfono, Alessandro in direzione, prendevano in giro, c'è da ritornare su, e in su e in giù a portare la seggiolina, il lettino, accompagnare all'ombrellone. Infatti questa cosa ci è rimasta, noi ci piace moltissimo accompagnare la gente all'ombrellone, perché è una cosa che secondo me fa piacere e fa parte del lavoro. Cioè, io lo dico spesso, a volte io, cioè, ho sempre creduto di morire fra l'ombrello. Il sole di giugno accompagna la nostra chiacchierata, la voce di Alessandro che in certi momenti si fa incerta per l'emozione, un respiro profondo per riprendere a raccontare. C'è poesia nella sua storia e c'è poesia in quel mare che diventa compagno di vita, amico e a volte anche maestro. Il mare dà quella sensazione un po' come quando guardi la fiamma nel caminetto, non ti annoia mai. Ci guardi dentro e ti fa riflettere, come ti dà l'idea della forza quando, ahimè, la mattina bisogna venire magari qui alle 4, perché il mare allunga e porta via tutto. Lui si dice sempre che è un fratello, ma a volte è un fratello cattivo, capito? E poi che mi ha insegnato? Mi ha insegnato che è motivo di vita. È chiaro che quando uno sta qui tutta una vita e lo respira questo venticello qui, eccetera, in qualunque altro posto non sta tanto bene. La sera, quando si staccia, quando si è finito, ci si metteva in cima alle cabine e si guardava se era tutto allineato, e l'ombrelloni come i birilli e la spiaggia come il biliardo, e ci si teneva che fosse pettinata, perché poi la sera con i riflessi del sole si vede se si è andato dritto con rastrello o se si è andato storto. E la mattina e la sera sono i momenti, sì, più belli, come del resto sono i momenti più belli anche per i clienti, perché quando vengo la mattina qui c'è una pace meravigliosa e la sera col tramonto ci vogliono stare fino alla fine, perché ci si sta bene con quella dieta giusta, il maestrale che ti carezza la pelle, ci stai da Dio. La storia di Alessandro, come quella di tante altre persone, ci ricorda come il lavoro sia parte fondante della vita di ognuno di noi. E questo aspetto non va mai scordato, dimenticato, messo da parte. La storia di Alessandro forse è una goccia nell'oceano, ma è proprio la somma di piccoli esempi positivi che può generare una società migliore.
questo episodio del podcast Viaggi di Parole del portale ufficiale della Toscana intoscana.it abbiamo raccontato della storia di Alessandro Montaresi, uno degli storici balneari della Versilia. Lo abbiamo raccontato con l'ironia toscana, la malinconia, la voglia di continuare ad esserci oggi e per le estati che verranno. L'oceano è la mia casa, è la mia casa, è la mia storia, la mia famiglia di prima, di dopo e spero di poi. Infatti, anche se è triste, ho già dato mandato che un domani voglio essere bruciato, e anche se non si può, di nascosto, quando c'è il vento da Lucca, non quando c'è il vento dal mare, la sera quando c'è il vento da Lucca, perché voglio andare a mare, sennò se c'è il vento di mare vado nella sabbia e allora una bella spruzzata di ceneri, voglio andare a mare. È questo l'oceano. Viaggi di parole. Ascolta le altre puntate dei nostri podcast su intoscana.it.